Buongiorno, oggi vi presentiamo un progetto innovativo. Vogliamo che Roma sia una città dove la democrazia partecipata sia di uso quotidiano. Che cosa vuol dire? Che i cittadini debbono poter partecipare alle scelte dell'amministrazione. E così vogliamo far partecipare i cittadini romani iscritti al sito di Roma Capitale a una votazione online. Roma Capitale, l'amministrazione, intende partecipare al bando Urban Innovative Actions. Che cos'è? È un bando europeo che prevede la possibilità di vincere una parte di 50 milioni di euro se si rientra tra le 10 città europee migliori che presentano un progetto in tre aree specifiche, quelle della mobilità sostenibile, dell'economia circolare oppure quella della inclusione ai migranti e ai rifugiati. Vediamole più in dettaglio. Sulla mobilità sostenibile sapete che è tutta quell'area che si occupa di trasporti sostenibili, green e che servono sostanzialmente per muoversi meglio in città. Per quanto riguarda l'economia circolare, invece, ci sono tutte quelle azioni volte alla riduzione dei rifiuti, ma soprattutto all'utilizzo dei rifiuti come nuova materia prima. È chiaro che si tratta di un nuovo modo di concepire la produzione industriale e un nuovo modo anche per trovare nuovi lavori. Per quanto riguarda l'inclusione sociale, invece, si tratta di scegliere tra azioni che siano innovative, di qualità e ripetibili, che servono proprio per poter includere all'interno della nostra società migranti e rifugiati che ormai fanno parte e vivono nelle nostre città. Ripeto, per votare bisogna essere iscritti al sito di Roma Capitale. C'è un sondaggio in corso nel quale potrete scegliere una di queste tre opzioni. Il termine ultimo è il 23 febbraio. Aspettiamo di ricevere i vostri contributi. Roma è una città che vive attraverso anche le scelte dei propri cittadini. E voi che città vorreste?